Le stelle sono in cielo ed anche in campo stasera al Trofeo Jack, atto conclusivo finale di Champions League, la più pregiata delle partite stasera dal Centro Sportivo Maracanà. Amici sportivi di Videonola, a farvi compagnia al commento Gian Domenico Piccolo, la solita, la grande spalla tecnica Giorgio Lisio e il coordinamento da parte del nostro arbitro Enzo Tufano. Buonasera a tutti. Un saluto da me, Giorgio Lisio. Da Vincenzo Tufano. Ecco che le formazioni fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Giorgio, Manchester City contro Trabzonspor, la finale che non ti aspetti. Finale che non ti aspetti, Giando, in quanto le squadre presenti in questa competizione hanno presentato e presentano tuttora roster di sicuro affidamento e di sicura qualità. Il Trab l'abbiamo conosciuto sia in campionato e sia nelle fasi finali appunto della Champions, una squadra quadrata che fa del gruppo e dell'individualità del numero 10 Francesco Di Lauro le armi vincenti, mentre il Manchester City dalla sua può annoverare il talento di Fiorenzo Pastore in maglia numero 6 e del veterano Nicola Cutolo in maglia numero 10. Fuochi d'artificio, luci al Maracanà, mentre si evadono i convenevoli di rito, andiamo a denucleare le due compagini che scenderanno stasera in campo per la finale di Champions League 2014-2015 del trofeo Jack. Partiamo dai bianchi del Manchester City che schierano fra i pali Carmine De Muzio con il numero 1, capitano Nicola Cutolo col 10, Fiorenzo Pastore numero 6, Francesco Iorio col 2, Vincenzo Liguori 11, Marco Mazzone numero 0, Giuseppe Marotta col 7, tutti alle direttive di mister Francesco Taurisano. Passiamo ai bianco granata del Trabzonspor che schierano fra i pali Michelangelo Squillante con il numero 1, capitan Di Lauro, pezzo pregiato col numero 10, Dino Roselli numero 2, Daniele Angeletti col numero 11, Raffaele Trocchia con il numero 8, Giuseppe Nappi 7, Carmine Papa 9, Pasquale Aliperti numero 4, tutti alle direttive di Gaetano Iovino, il capitano oggi in panchina causa espulsione, in semifinale espulsione pesantissima che gli costerà l'esclusione dai calcettisti presenti sul terreno di gioco stasera. I dirigenti del Trabzonspor, Angelo Cagliazzo e Francesco Balzano, completano il quadro a disposizione dei biancogranata. Una formazione di sicuro spessore quella del Trab e il Manchester City che gioca da outsider per cercare di conquistare un sogno chiamato Champions League. Giando, la rossa che presenta la squadra inglese in maglia Total White, sicuramente una rossa di qualità, di spessore che non deluderà le attese dei propri aficionados. Intanto c'è il fischio d'inizio. Buona finale a tutti, buona finale della Champions League. Primo possesso per il Trabzonspor che da Nappi passa Di Lauro. Di Lauro spalla alla porta, gestisce questo possesso farraginoso con Angeletti ancora per Di Lauro. Angeletti, uno contro uno, Angeletti se la porta sul sinistro, prova il tiro e fa buona guardia a De Muzio. Mentre per pochi istanti è stato utilizzato il pallone tipico della Champions prima di essere rimpiazzato dal solito pallone misura 4 che si utilizza nel trofeo Jack. Rimessa laterale per il Manchester City con il numero 6 Pastore, Fiorenzo Pastore che ripulisce sfera, Cutolo, Pastore per Liguori che si è involato sulla fascia, ancora Cutolo, ancora Pastore che sta cercando di fluidificare il gioco da una posizione arretrata, non riesce nel suo intento il numero 6 in maglia bianca. Nappi per Di Lauro, controllo difficoltoso per questo fallo commesso da Mazzone. Si riparte col possesso per il Trab con Angeletti, passaggio totalmente sbilenco quello a favore di Nappi. Sarà rimessa laterale per il Manchester City. Mazzone sul punto di battuta per Pastore. Pastore spalla alla porta, fa del suo meglio, si propone con questa linea di passaggio. Ancora Pastore, buona triangolazione qui con Cutolo che tuttavia non ha continuità
termina in rimessa laterale della sfera. Prima in fase di giochi, di gioco Giorgio abbastanza contratte. Sì, l'impegno che questa sera le due squadre stanno affrontando non può essere lasciato al caso. Azioni di gioco ben studiate da parte delle due squadre e rischi zero. Pastore affrontato in marcatura da Angeletti, sfugge Cutolo, prova la conclusione, buono il tiro che termina in calcio d'angolo, ha risposto presente squillante alla conclusione di Capitan Cutolo. Adesso il numero 10 si occuperà di questo calcio d'angolo. Arriva al taglio di Mazzone, tuttavia non c'è pericolosità per la porta difesa da squillante anche in questa conclusione di Liguori. Tutt'altro che irresistibile il destro del numero 11 del City. Squillante, rimessa lunga per Di Lauro, rimessa imprecisa come contestata anche dal numero 10 del Trab. Qui Pastore ha buon gioco nel guadagnare la rimessa laterale, suggerisce per Liguori. Cutolo, ancora Pastore, prova il sinistro, una rasoiata che termina a pochi centimetri dal secondo palo. Squillante rimette in gioco per proprio compagno Angeletti, nello specifico, che lascia sul posto Liguori. Angeletti prova ad involarsi sulla fascia, ma se ne produce solo una rimessa dal fondo a favore dei Citizens, che tornano a manovrare con Mazzone. Qui colpo duro ai danni di Pastore, fallo commesso da Papa, che ha offerto un assaggio di una marcatura abbastanza rigida. Un po' come il suo capitano Gaetano Iovino è riuscito nel bloccare il suo nome, il omonimo Bomber Iovino, autore degli 80 gol nella regular season, così Papa in qualche maniera cercherà di contrastare Fiorenzo Pastore. Intanto abbiamo assistito ad una scena inedita per il trofeo Geco, sia il signor Caruso ha chiamato il controfallo, 4 secondi non è stato evaso il meccanismo del fallo e quindi c'è stato il controfallo chiamato da parte del signor Caruso. Qui intanto un calcione di Liguori rifilato a, nello specifico, a Di Lauro, sì, al numero 10, al capitano. Anche in questo caso 4 secondi per battere il calcio di punizione. Chiama la distanza Di Lauro, il suggerimento a favore di Papa, la conclusione di primissima intenzione rimpallata da Cutolo, uscito bene dai ranghi della barriera. Liguori prova ad involarsi sulla fascia, l'opposizione efficace di Di Lauro e c'è la rimessa per il City. Cutolo squillante, fa buona guardia, nervosismo palpabile anche in questo caso. Sì, ripeto, Giando, la posta in gioco non è quella di tutti i giorni. La Champions è un premio, è una competizione ambita da tutti i calcettisti della Gronolano. Ci sarà da vedere grande spettacolo. Intanto Pastore prova ad involarsi, Cutolo ripulisce la sfera, suggerisce per Liguori. Il tiro smorzato da Nappi, se ne produce una rimessa, un calcio d'angolo a favore del Manchester City, con Cutolo che si incarica della battuta. Sfera termina direttamente in fallo di fondo. Squillante, la palla dalle sue mani ai piedi di Nappi, si stacca in profondità. Angel prova a superare il secondo avversario, rappresentato nello specifico da Iorio. Non ha buon gioco, arriva solo una rimessa laterale a favore del Trab con Nappi per Di Lauro. Nappi suggerisce per Angeletti. Angeletti contro due avversari, contro Cutolo e Pastore. Papa. Angeletti preferisce tornare a più miti propositi, serve squillante. Di nuovo il numero 11, palla al piede, cerca una linea di passaggio. Liguori qui a buon gioco nel
fermare l'azione di Lauro. Sempre Liguri suggerisce lungo per Pastore, il suo intervento di testa, arriva il fischio arbitrale a favore del Manchester City, rigore netto dice il signor Caruso. Cosa ne pensa Enzo Tufano? Decisione indiscutibile, sicuramente dalla sua posizione ha visto se fosse o meno in area, il fallo c'è, io da qui francamente non ho avuto modo di poter vedere se fosse dentro o fuori, ma anche se fosse solo sulla linea, la linea fa parte dell'area, quindi decisione ineccepibile. Calcio di rigore, estrema punizione combinata ai danni del Trabzonspor sul punto di battuta, Capitan Cutolo, il fischio è il suo destro e arriva l'1-0 a favore del Manchester City, si sblocca così la gara da un calcio piazzato, da un calcio di rigore, Manchester City 1, Trabzonspor 0. Beh, riprendendo le parole del signor Enzo Tufano, rigore ineccepibile, quindi vantaggio sacrosanto per questo Manchester City che mette il muso avanti, vediamo adesso il Trab come risponderà. Intanto proprio Capitan Cutolo segna ed esce dal campo sostituito da Giuseppe Marotta che effettua così l'ingresso sul terreno di gioco. Intanto Di Lauro si getta a terra, un controllo abbastanza farraginoso, ma arriva la rimessa laterale a favore del Trabzonspor con Di Lauro affrontato proprio da Marotta. Qui combinano la frittata Papa e Nappi, si ostacolano a vicenda nel controllo della palla, Mazzone per Marotta, un controllo tutt'altro che felice, la sfera termina rimessa laterale a favore dei biancogranata con Squillante che verticalizza a favore di Di Lauro, proprio lo stesso Marotta redime il suo errore precedente guadagnando questa rimessa laterale. Ennesimo errore, non si sono capiti, Mazzone e Marotta prova di volarsi in contropiede, Papa affrontato da Iorio, Papa viene chiuso all'angolo da Iorio, cerca una ribattuta, arriva il fischio arbitrale comunque a favore del Manchester City, si ripartirà dalle mani di De Muzio, anzi rimessa lunga, ma arriva puntuale il fischio arbitrale, il cambio battuta, non è stata evasa correttamente la pratica della rimessa in gioco da parte di Mazzone e potrà riproporsi offensivamente il Trab con Di Lauro, spalla alla porta, lo ricaccia a largo Marotta, Papa, Squillante per Angeletti, ci mette il piede Marotta, arriva la rimessa laterale a favore della squadra in svantaggio, Nappi fa terminare la palla in rimessa laterale, Pastore qui prova a gestire un suggerimento complicato, Squillante a buon gioco nel servire Di Lauro affrontato da Marotta, Angeletti contro Mazzone, Angeletti prova a liberare il proprio destro, cioè l'ottima parata di De Muzio che si presenta così smanacciando in calcio d'angolo un tiro tutt'altro che facile. Ben Giardo, ricordiamo la prestazione di De Muzio contro l'Everton in semifinale, una prestazione strepitosa, letteralmente deciso di chiudere la sarricinesca e questo ha decisamente aiutato la squadra inglese ad arrivare in finale. Intanto il tracciante di Angeletti per Nappi, l'uscita puntuale di De Muzio è solo calcio d'angolo, efficace l'uscita di piedi del numero 1 dei Citizens. Calcio d'angolo, prova a sfuggire Di Lauro, Mazzone recupera la sfera, serve Marotta, servito sulla corsa, scontro fisico contro Papa, spalla alla porta, Marotta, arriva il fischio arbitrale, sarà rimessa laterale a favore del Trab. Iorio qui ripulisce l'area, allontanando la sfera, scontro Iorio, Di Lauro, Angeletti, suggerimenti profondità proprio per Di Lauro, non si capiscono i due, manca di poco il collegamento importante qui e si ripartirà da una rimessa da fondo, qui il suggerimento in profondità per Pastore da parte di Iorio non è efficace, Angeletti si invola e manca di poco lo specchio della porta con il suo tiro che termina la corsa in fallo di fondo.
Iorio, qui palla lunga per Pastore che tuttavia viene ostacolato efficacemente da Papa. Si incarica della battuta da rimessa laterale, squillante per Di Lauro. Ottimo intervento di Iorio, Marotta contro due, pressato, guadagna una rimessa laterale, lascia l'incarico della rimessa laterale a Iorio. Pastore tende il posizionamento dei suoi calcettisti. Pastore in profondità per Iorio, anche in questo caso positiva la giocata, positivo il suggerimento, non tanto il break offensivo di Iorio. Arriva una rimessa laterale a favore del Manchester City, intanto con Mazzone sul punto di battuta. Mazzone contro Papa, qui Di Lauro prova a ottimizzare quanto accaduto. Pastore si invola in contropiede, tuttavia Marotta è troppo sulle gambe, sembra un po' un profeta nel deserto. Pastore offre dell'ottimo gioco, ma non sempre i compagni sono pronti a ricevere i suoi suggerimenti. Beh, in questo caso il Manchester City, in vantaggio di una rete a zero, sta cercando in qualche maniera, mentre arriva il pareggio. Di Lauro spalla alla porta, riesce a girarsi ed è letale. Trabzonspor 1, Manchester City 1, i due capitani a segno. Sono stato smentito al volo dalla bella giocata di Francesco Di Lauro, capitano in questa occasione del Trab. Buona la girata su se stesso e col destro sul secondo palo ha battuto in maniera efficace l'estremo difensore del Manchester City, stiamo parlando di De Muzio. Tanto Liguori si è intestardito sulla fascia e a sua volta Angeletti ha provato ad involarsi. È arrivato poi l'intervento di scivolata di Mazzone, puntuale il fischio arbitrale del signor Caruso per la punizione, in quanto il regolamento del GEC non contempla interventi in scivolata in opposizione all'avversario. Quindi calcio piazzato per i Bianco Granata con Angeletti sul punto di battuta. Fischio arbitrale, punizione in seconda, quindi suggerimento per Di Lauro. Pastore si oppone efficacemente, ruba l'ennesima sfera, qui Marotta prova a far correre Pastore, suggerimento troppo lungo, rimpallato dall'avversario, Di Lauro prova a giocare d'astuzia e mette in ambasce Mazzone, costretto a ricacciare sui piedi dell'avversario. Liguori per Pastore, affrontato con giusto agonismo da Di Lauro. Nappi spazza la propria metà campo difensiva. Rimessa laterale per il City con Liguori che suggerisce per Mazzone. Raso terra di nuovo per Liguori. Mazzone, Liguori, fase di studio dell'incontro con Angeletti che ha un controllo farraginoso e lascia scivolare la palla in rimessa laterale. Pastore poi per Liguori, ancora lui a gestire il possesso, il passaggio per Marotta. Liguori, De Muzio chiamato in causa. Il giro palla del Manchester City è efficace, ma fino a un certo punto, fino a quando Angeletti non ruba la sfera, suggerisce per Di Lauro e ci mette una pezza De Muzio, alzando in angolo ancora in questo caso De Muzio. La conclusione di Papa finisce tra i piedi di Angeletti ed arriva il 2-1 del Trabzonspor, che con testardaggine riesce a ribadire in rete questa azione lunga e complessa. Sì, qui il Trab è stato fortunato, l'azione dopo l'errore del Manchester City, dopo l'errore difensivo del Manchester City, stava portando proprio Angeletti alla rete, mentre qui Cutolo. Attenzione, Cutolo, spalla alla porta, ancora Cutolo, manca di poco il bersaglio grosso, appena entrato in campo subito pronto a pungere il capitano del Manchester City. Suggerimento in profondità folgorante, illuminante quello di Liguori, se non andiamo errati. Ancora il Manchester City in avanti con Marotta, spalla alla porta, affrontato da Nappi. Ancora Marotta per Liguori. Pensa al tiro, lo prova e scheggia
la traversa per concludere il tuo intervento precedente, Giorgio. Sì, Giando, innanzitutto voglio elogiare Cutolo, autore di uno stop davvero elegante che ha impreziosito sicuramente questa partita, mentre in occasione della rete del vantaggio del Trab, proprio Angeletti che stava rischiando la rete ma su palla fuori della difesa dei Citizens, il tiro sparacchiato da parte di Carmine Papa diventa proprio un assist per lo stesso Angeletti che si accentra e col destro batte il portiere. Tanto il City gestisce palla a ridosso del cerchio di centrocampo, Liguori torna da De Muzio, Mazzone palla al piede per Capitan Cutolo che ha sostituito Pastore, qualche minuto di riposo per Fiorenzo Pastore, forse il terminale offensivo più importante del City. Qui l'ottima azione dei Citizens sull'asse Cutolo Mazzone, ma la risposta illuminante di Squillante. Liguori lotta indomito contro due, il colpo di tacco per Mazzone tuttavia impreciso. Che risposta il numero uno del Trab? Assolutamente sì, qui è stato bravissimo Michelangelo Squillante a letteralmente a volare sul colpo di testa preciso da parte del numero 7 del Manchester City. Si tratta di Marotta, che è stato bravissimo ad impattare il pallone su ottimo suggerimento da parte di Cutolo. Michelangelo, il caso di dirlo, crea un'opera d'arte con questa parata. In ogni caso torniamo in commento con la rimessa in gioco di Di Lauro. La conclusione folgorante di Di Lauro tuttavia termina ben lontano dallo specchio di porta. Marotta, De Muzio, il suggerimento in profondità per Iorio non è efficace. Cutolo, palla al piede, provava nuovamente a ribadire il suggerimento per Iorio. Qui Liguori controlla a favore di Cutolo, il tiro di primissima intenzione, l'opposizione di Papa, calcio d'angolo per il Manchester City che rivela ad essere sempre pericoloso nonostante si trovi adesso in svantaggio di 2-1. Liguori alimenta il gioco che tuttavia non si rivela efficace per Marotta. Rimessa laterale a favore dei calcettisti in vantaggio con Di Lauro, spalla alla porta affrontato da Liguori. Torna da Papa, Angeletti, spazio per avanzare sulla fascia, il suggerimento per il suo numero 10 è tuttavia impreciso. La sfera termina in rimessa laterale dal lato opposto del campo con Iorio che si incarica della battuta, serve Liguori, rasoterra per Cutolo, inefficace l'anticipo di Papa per Di Lauro e l'ottima posizione di Liguori che fa guadagnare una rimessa dal fondo ai suoi, prontamente sprecata. Angeletti a tempo e spazio per correre sulla fascia, suggerisce Nappi, Di Lauro la conclusione sparacchiata e qui poteva fare molto di meglio il capitano del Trab. Assolutamente sì, però Giando, c'è da dire che in questo caso il numero 10 Bianco Granata non ha allungato completamente la gamba a causa del tentato intervento di un difensore in maglia bianca, buon per lui dal punto di vista di salute della sua gamba, ma forse non bene per la sua squadra. Iorio qui si attarda troppo al tiro, viene rimpallato dagli avversari, ancora Iorio, la conclusione con Angeletti che si oppone, becca sulla testa la sfera. Una brutta botta, Giando, è stato colpito sull'orecchio, un punto particolarmente delicato del corpo umano. Conclusione terrificante quella di Mazzone che probabilmente avrebbe messo in difficoltà Squillante, tuttavia ci ha pensato Angeletti. Si dovrebbe ripartire da una rimessa laterale a favore del Manchester City con Iorio che serve De Muzio. Suggerimento per Mazzone. Iorio, profondità per Cutolo, il buon gioco con Pastore che perde l'attimo giusto. Si erano creati spazi interessanti nelle trame difensive dei biancogranata. Angeletti in profondità per Di Lauro, è inefficace. Primo tempo che continua a vivere di momenti. Iorio prova il tiro brutto, una di quelle conclusioni da censurare per evitarne la diffusione in quanto si rivela inefficace.
riparte il trap con Nappi per Angeletti. Ancora Angeletti affrontato da Cutolo, prova a liberare il suo destro al tiro. Mazzone anticipa l'avversario e manda in rimessa laterale il collettivo biancogranata. Ancora Di Lauro prova a servire Angeletti. Di Lauro prova adesso la conclusione, alza in calcio d'angolo De Muzio che esce autorevolmente dai pali e serve Nappi. Lunga la gamba Papa, c'è tuttavia rimessa laterale per il City con Pastore per Cutolo. Guadagna una rimessa laterale il trab da Nappi a Di Lauro. Angeletti, qui non c'è proseguo per l'azione biancogranata, c'è anche fallo cumulativo per la compagine in vantaggio mentre Marotta gestisce palla. Mazzone, Pastore, ancora Pastore, prova a lasciarne due sul posto, ancora Pastore, serve Cutolo, la conclusione termina a lato, gonfia il lato sbagliato della rete Cutolo con questa conclusione, ma Pastore si era proposto in modo veramente efficace. Sì, Pastore era pronto al centro dell'area a ricevere un ipotetico servizio da parte del numero 10 del capitano del Manchester City, mentre a te. Di Lauro solo contro tutti, non vengono ravvisati irregolarità nell'azione difensiva del Manchester City, riparte Marotta a grandi falcate per Cutolo. Il suggerimento centrale, conclusione di prima intenzione per Marotta che termina a lato. Ottimo il break sulla fascia di Capitan Cutolo. Pastore non ha fatto in tempo a ricevere il suo tracciante. Tuttavia sono più calci che calcio a ridosso del cerchio di centrocampo, ma Fiorenzo Pastore veramente sembra avere un altro passo e liberarsi a 10 cm dal suolo rispetto agli avversari. Gestisce palla dove gli altri vedono solo calci. Giando, non servono i riflettori questa sera ad illuminare il green del Maracanã, basta già Fiorenzo Pastore. Mazzone, palla al piede, torna dal suo portiere De Muzio, il suggerimento in profondità, Papa ha un anticipo efficace. Nappi, Di Lauro, la buona triangolazione, il controllo più di braccio che di spalla, qui Pastore prova a ripartire in profondità, palla ancora al Trabzonspor, squadre lunghe nonostante siamo solo alla prima frazione e c'è un'incomprensione difensiva del Manchester City, Trab 3 City 1 su una palla agevole da rinviare. Sì, c'è stata un'indecisione tra Mazzone e l'estremo difensore del Manchester City, suo compagno Carmine De Muzio, pallone che inesorabile scivolava lentamente verso la linea della porta. Mazzone in qualche modo ci ha provato, ma ha solo fatto sì che il pallone terminasse in fondo al sacco. Autogol per Mazzone su un'azione difensiva, Nicola Cutolo sembrava aver lasciato spazio all'intervento di Mazzone, quindi c'era sicurezza nel rinvio. Tuttavia 3-1 a favore del Trabzonspor e adesso la partita è in salita per il Manchester City con i bianchi che tornano a gestire palla. Pastore qui per Marotta che è troppo sulle gambe anche in questa occasione. Nappi per Angeletti, braccia larghe per il numero 11 e fischio arbitrale a stoppare provvisoriamente l'azione di gioco. Ci sono le spiegazioni. Cutolo restituisce palla alla compagine avversaria. Palla ancora al City con Cutolo che prova a servire Pastore, tuttavia termina con un nulla di fatto la prima frazione. Manchester City 1 Trabzonspor 3
termina così il primo atto di questa finale. Giando, una bella partita, decisamente ben giocata da ambo le parti per il City. Sicuramente Fiorenzo Pastore sta facendo la differenza, è lui l'anima, il faro della squadra, è l'unico che può in qualche maniera, grazie a una giocata brillante delle sue, dare una svolta positiva alla sua squadra. Mentre per il Trab, buon gioco sicuramente da parte dei turchi in maglia bianco-granata, con il numero 10 Francesco Di Lauro e con il numero 11 Daniele Angeletti in grande spolvero, ma il trofeo Jack ci insegna che nulla è scontato. Squadre a raccolta con i rispettivi allenatori, punteggio maturato nella prima frazione di 3-1 a favore del Trabzonspor, in attesa della ripresa degli ultimi emozionanti minuti di questa Champions League 2014-2015. Linea alla regia. Riprende lo spettacolo della Champions League, la finale, secondo tempo che inizia col possesso del City. Giorgio, un primo tempo che ha maturato un vantaggio importante, un 3-1 a favore del Trabzonspor, ma ci sono state anche delle chiamate importanti, c'è stato anche un rigore a favore del Manchester City. Come dicevo prima nel primo commento, quello lì a caldo, effettivamente il rigore è ineccepibile, la chiamata è stata del tutto giusta. La nostra condizione, dalla nostra posizione, non ci ha dato la possibilità di poter vedere se fosse o meno in aria, ma ripeto, qualora fosse stato anche solo sulla linea, la stessa fa parte dell'area e quindi è il rigore. Quindi la valutazione parziale della terna arbitrale nella prima frazione è positiva? Sì, diciamo di sì, per un 95% degli interventi sì. Avrei un piccolo dubbio che solo le immagini ferme e con eventuale moviola potrebbe smentirmi su un intervento del portiere in area, piedi uniti e palla, ma lascia il beneficio del dubbio, in quanto comunque non abbiamo la possibilità di poter fermare le immagini al momento, quindi forse hanno fatto bene a lasciar correre. Intanto è arrivato il fischio arbitrale del signor Caruso, una punizione a favore del Manchester City che prova a rigettarsi in avanti alla ricerca del pareggio. Fiorenzo Pastore sul punto di battuta chiama la distanza il numero 6 in maglia bianca, si oppongono in barriera Nappi e Di Lauro che ascoltano le direttive di Squillante. Il sinistro di Pastore rimpallato da Nappi ed arriva il calcio d'angolo a favore del Manchester City con Cutolo che prova a servire Iorio. Liguori, controllo volante, la conclusione di Iorio termina a lato, una rovesciata che ha infiammato i tifosi qui presenti a corsi in massa al centro sportivo Maracanã. Il calcio d'angolo successivo produce un nulla di fatto, Pastore accompagna la sfera, viene affrontato da Di Lauro, ma arriva una rimessa laterale a favore di Biancogranata che premia la caparbia del numero 10. La conclusione qui di Angeletti termina fuori lo specchio di porta, mangia praticamente un gol già fatto il numero 11. Assolutamente niente da dire, Giando è stato ingordo in questo caso Angeletti, mentre bellissima parata di Squillante. Sì, esce con sicurezza dai pali in presa alta il numero 1 Bianco Granata. Nappi prova il tiro e centra il palo, qui meritava il gol anche il numero 7 per questo break offensivo. De Muzio, Liguori, il suggerimento in profondità per Iorio, troppo nascosto, palla in Bianco Granata. Nappi qui un controllo abbastanza farraginoso, abbastanza meccanicistico, spazza De Muzio, guadagna un calcio di punizione lo stesso Angeletti. Di Lauro prova il tiro, l'impallato da Liguori e Marotta che si antepongono a De Muzio. Arriva il calcio d'angolo a favore del Trabzonspor, Di Lauro suggerisce efficacemente per Nappi che allarga troppo il compasso e mette in un fallo di fondo la sfera. Liguori qui prova un lancio
troppo lungo, troppo alto, non si stanno concretizzando azioni interessanti. No, un pallone decisamente dosato male, in questo caso che tocca la rete, quindi rimessa laterale. Manchester City mi sembra un po' demotivato dalla prima frazione di gioco terminata sul 3-1 in favore dei turchi. Sale la brina, temperatura che scende sempre di più qui al centro sportivo Maracanã. Ci pensano i calcettisti in campo a riscaldare ed infiammare il pubblico accorso. De Muzio per Iorio. Marotta spalla alla porta, preferisce tornare dal suo numero 2. De Muzio, Manchester City un po' sulle gambe in questo istante. Mazzone prova a dare dinamismo all'azione dei calcettisti in maglia bianca, ma arriva il rinvio di Squillante. Senza tanti complimenti, spedisce la palla più lontana possibile dalla porta che presiede. Si torna al possesso Citizen, qui un anticipo abbastanza facile quello di Nappi, che suggerisce per Di Lauro. La sfera termina inspiegabilmente fuori dallo specchio di porta, sarebbe stato il gol del 4-1, la mazzata definitiva per le velleità e le speranze del Manchester City, che resta ancora a galla anche a causa degli errori avversari. Qui Papa ha un po' maltrattato Pastore, c'è il fischio arbitrale a tutelare il numero 6, che finora si è reso autore di buonissime giocate ma deve ancora timbrare il cartellino. Ci proverà adesso con questo calcio di punizione da distanza siderale. Il suo sinistro trova la deviazione di Di Lauro, che per poco non manda fuori dai giochi Squillante. Calcio d'angolo per il City, termina a terra Pastore e palla che finisce in rimessa laterale per i biancogranata. Partita che si è imbruttita, solo le giocate dei singoli potrebbero illuminarla. Angeletti qui perde malamente il controllo palla, anche Marotta non fa del suo meglio per abbellire questa gara. Di Lauro, Angeletti, Nappi, ancora Nappi, prova ad alimentare per Pastore ma arriva un fischio arbitrale ai danni del Trabzonspor, con i tifosi un po' spazientiti da questo brutto gioco, questo punteggio fermo sul 3-1. Ancora il City, palla al piede con Marotta che trova aiuto in Iorio. Pastore, Mazzone, ancora Pastore, Mazzone in profondità per Iorio, si gira efficacemente il numero 2, prova il tiro rimpallato da Papa, arriva il calcio d'angolo a favore del City col numero 2 che prova a dare consistenza alle azioni offensive. Qui il fantastico disimpegno di Mazzone, colpo dello scorpione per allontanare i pericoli dalla propria porta. Di Lauro prova la conclusione di giustezza e c'è un controllo di piede tutt'altro che difficoltoso da parte di De Muzio. Pastore prova ad involarsi, il suggerimento a centro aria per Iorio e c'è anche un pizzico di sfortuna adesso per il Manchester City, un'azione che meritava il gol. Assolutamente sì, da premiare in questo caso la caparbietà degli uomini in bianco, sfortunati in quanto il pallone è danzato lì in area di rigore tutto solo a portiere battuto, ma nessuno dei bianchi è riuscito a ribadirlo in rete. Nappi prova la gran conclusione ma termina alto, lontano dal colpo grosso. Liguori, Marotta, scambiano ancora i due. Suggerimento per Pastore che si sposta la palla sul destro, l'ottima parata di piede di Squillante. Un semplice gesto per mandare fuori giri i suoi avversari, quello di Pastore. Marotta, ancora Pastore. Marotta. Cade a terra il numero 7 che stava involandosi. Non
ci sono gli estremi dell'irregolarità, quindi solo rimessa laterale per il Manchester City. Qui Di Lauro ruba sfera a Cutolo, si invola sulla fascia, Angeletti, Liguori, buona guardia, ma la sfera termina in calcio d'angolo a favore del Trabzonspor con Di Lauro che prova la conclusione a distanza impossibile, guadagna un altro calcio d'angolo, ancora Di Lauro, segna direttamente il gol del 4-1. La fortuna aiuta gli audaci, in questo caso Capitan Di Lauro è stato ben più che audace a tentare la conclusione da calcio d'angolo, gol per lui. Un gol bellissimo, Giando, direttamente da calcio d'angolo, una traiettoria che ha sicuramente beffato un Carmine De Muzio fino a questo periodo, sicuramente efficace nel neutralizzare la maggior parte delle conclusioni del Trab, ma la giocata di Capitan Di Lauro è sicuramente da apprezzare, si merita un bel bravo. Intanto time out chiamato dalla panchina dei Citizen, tutte le forze in campo a raccolta, stanno conciliando fra loro anche i direttori di gara. Intanto, oltre alle melodie, alle canzoni offerte dall'organizzazione del Trofeo Jack, c'è anche il live show di Felice Marracash che sta preparando i propri accessori, le proprie strumentazioni musicali a risuonare forte e chiaro qui al Centro Sportivo Maracanã. Un intrattenimento musicale sicuramente apprezzabile, quello del maestro Felice Marracash, che non poteva mancare a un grande appuntamento come la finale di Champions League del Trofeo Jack. Giando, volevo approfittare di questo spazio per far esaminare un intervento particolarmente dubbio, a mio parere, dal nostro Enzo Tufano su quel doppio passo del numero 7 del City, Marotta, che si stava involando verso l'area di rigore del Trab, è stato bloccato. Forse i bianchi lamentavano un'ostruzione, qual è il punto di vista del nostro Enzo Tufano? Ma il collega sicuramente era molto più vicino dalla nostra postazione, se non ha chiamato probabilmente c'è stata la migliore visione, il migliore visuale della cosa. C'è il dubbio, potrebbe esserci, come probabilmente potrebbe anche non esserci, lasciamo comunque la possibilità al collega di aver fatto bene, ecco. Intanto si riparte con il possesso del City, Liguori prova ad alimentare in profondità per Pastore, viene ricacciato in rimessa laterale Marotta, Pastore, ancora Pastore, il doppio passo per Marotta, la conclusione che termina in fallo di fondo del numero 7. Squillante l'ottimo anticipo di Pastore, non si capisce con Cutolo, a buon gioco Capitan Di Lauro ora ad alimentare l'azione per Nappi e si piazza fra i pali Mazzone. Cosa sarà successo a De Muzio? Giando, a mio avviso qui la scelta è puramente tecnica, in quanto penso che il Manchester City abbia deciso di adottare la tattica dell'uomo di movimento, quindi portiere in movimento, un giocatore di movimento a posto del portiere che fungerà da copertura della porta, sì, ma sicuramente da impostazione tattica per alzare il baricentro della sua squadra. Intanto qui l'ottimo controllo di Cutolo per Marotta, affossato da Papa. Intervento vitale quello del difensore biancogranate, c'è anche il cartellino giallo ai danni dello stesso. Tattica del portiere in movimento per provare a scardinare le maglie difensive biancogranata. Forse c'è un giallo anche per Marotta, c'è anche un abbraccio all'arbitro. Sul punto di battuta di questa punizione il solito Pastore. Due uomini in barriera, tutto pronto per il fischio arbitrale. Pastore sul punto di battuta, la gran conclusione ed arriva il gol del 3-2. Pastore, calcio piazzato, letale per il ritorno in gara del Manchester City.
sigillando una saetta partita dal sinistro velenoso di Fiorenzo Pastore, maglia numero 6, una punizione pregevole di appunto pregevole fattura, non ha potuto nulla l'incolpevole Squillante. Tanto Mazzone per Liguori, Marotta, Cutolo, ancora Cutolo, spalla alla porta, arriva il fischio arbitrale, qui Marotta ruba il tempo all'avversario, prova la conclusione rimpallata da Papa, qui Di Lauro prova ad involarsi, c'è la buonissima parata di Mazzone, Angeletti affrontato da Liguori, ancora Angeletti prova a liberarsi al tiro, il sinistro, Mazzone, buona parata anche in questo caso, rimette di primissima intenzione per Pastore che lascia sul posto Angeletti, subisce un puntuale raddoppio il numero 6, Marotta per Liguori, Mazzone chiamato in causa, Liguori suggerisce per Pastore che ne ha due addosso, è costretto a girare al largo, prova a liberare il suo destro al tiro, torna sul sinistro, ancora destro, sentenza Ardisci in questa azione solitaria, se ne produce un contropiede a favore del Trabzonspor, la triangolazione fra Angeletti e Di Lauro è troppo larga, troppo imprecisa, palla senza tante difficoltà al Manchester City con Marotta, torna su Cutolo, Marotta, Mazzone si stacca dal presidiare l'area piccola, rimessa laterale per Liguori, per il City che gestisce possesso dai piedi di Pastore a quelli di Cutolo, ancora Cutolo si vola sulla fascia, mette la palla centrale, arriva una rimessa laterale a favore del City, un suggerimento lungo linea per Pastore, time out stavolta chiamato dal Trabzonspor. Un'occasione per poter bere qualcosa di fresco o qualcosa di caldo per i più freddolosi e per poter rinsavire un po' e recuperare quelle energie che servono al Trab per poter portare fino alla fine questo vantaggio fondamentale, vantaggio che gli consentirebbe di portare a casa la competizione maggiore di questa kermesse di calcio a 5. Notiamo che la panchina del Trabzonspor è folta, foltissima, ma i calcettisti impiegati in questa partita sono praticamente gli stessi. Giando, potrebbe essere utile qualche cambio per far prendere fiato agli uomini di punta, ma ricordiamo che il risultato di 3-2 non fa star tranquilli gli uomini bianco-granata. Intanto si riparte dal possesso Trab con Angeletti per Di Lauro. Di Lauro libera bene il suo destro, prova il tiro e c'è un altro palo, sempre lo stesso palo ad opporsi alle velleità del collettivo bianco-granata. Marotta per Iorio, appena subentrato sul terreno di gioco, sparacchia la palla dalle parti di Squillante, fischio arbitrale, gioco pericoloso quello di Marotta, fallo non cumulativo combinato ai danni del City. Nappi sul punto di battuta, la gran conclusione, la gran sberla al pallone termina in rimessa dal fondo, Mazzone per Marotta, ancora Mazzone, attraversa metà campo, prova la conclusione rasoiata, violentissima, su cui Squillante si dimostra molto sicuro, Angeletti scivola in rimessa laterale la sfera, Marotta, controllo molto compassato, arriva il calcione del numero 7, qui il fischio arbitrale ci è sembrato giusto. Beh, fischio sacrosanto, Giando. Nappi per Di Lauro,
La sfera termina in rimessa laterale a favore dei biancogranata, che si tengono lontani dalla zona di pericolosità. Nappi sguscia fra due avversari, Liguori ci mette una pezza e spedisce anche stavolta la palla in rimessa laterale. Fasi di gioco abbastanza meccaniche. Di Lauro prova ad illuminare il gioco, ma c'è l'ottima parata di Mazzone, che si sta dimostrando particolarmente efficace anche nel ruolo di portiere. Ancora una rimessa dal lato destro del fronte d'attacco, in opposizione Cutolo e Iorio, palla che resta da quelle parti ormai da tanto tempo. Ancora lì Di Lauro, spalle alla porta, gira a largo, prova a lasciare sul posto Cutolo, ma si allunga inimmediabilmente la sfera. C'è il fischio arbitrale, cambio battuta, c'è bisogno della giusta sapienza. Tanto qui Iorio di certo non tratta con i guanti Di Lauro. C'è il fischio arbitrale, la battuta rapidissima, triangolazione fra Di Lauro e Nappi. Termina a terra il numero 10, che sembra essersi fatto male. La prima cosa che ha detto è: mi sono fatto male. Giando, un intervento molto duro dopo che la punizione è stata battuta in maniera repentina dallo stesso Francesco Di Lauro verso il compagno Angeletti, che gli ha servito un pallone di ritorno davvero invitante. La chiusura decisiva, se non erro, è stata ad opera del numero 2 in maglia bianca, stiamo parlando di Francesco Iorio, che è andato sì probabilmente pulito sul pallone, ovvero colpendo il pallone stesso, ma ci pare che lo sfortunato Francesco Di Lauro abbia avuto un po' la peggio in questo scontro. Di Lauro torna sulle sue gambe, sembra essere tutto ok, solo un grande spavento per il numero 10, che è affetto da una lieve zoppia. Abbandona preventivamente il terreno di gioco mentre si torna ad agire sul lato sinistro del fronte d'attacco del Trabzonspor. Nappi per Angeletti, mentre prova a ripartire in un contropiede Pastore, attende i suoi. Cutolo prova il tiro, rimpallato da un avversario. Ancora Cutolo, si trascina la sfera in rimessa laterale, mentre è subentrato sul terreno di gioco Trocchia, sostituire proprio il numero 10 Di Lauro. Qui un fallo a parere personale, speso male da parte di Liguori, lontano dalla porta avversaria. Nappi non poteva portare rimarchevoli difficoltà o pensieri alla porta difesa da Mazzone. Intanto Pastore prova a gestire un controllo palla molto complicato, se ne produce un calcione rifilato da Pastore ad Angeletti. Sembrano falli di frustrazione quelli del City. E beh sì, Giando, il Manchester City in questa seconda frazione è riuscito veramente poco a trovare la porta, e in quelle occasioni in cui ha trovato lo specchio difeso da Squillante è stato grazie ad iniziative personali come quelle di Pastore o del capitano Nicola Cutolo. Mazzone per Iorio, tiro di primissima intenzione, termina in rimessa laterale. Ancora Iorio per Liguori, mentre torna sul terreno di gioco Di Lauro. La conclusione di controbalzo da parte di Marotta si rivela tutt'altro che decisiva. Fa piacere che il capitano del Trab è tornato sul terreno di gioco. Sembrava un colpo duro da metabolizzare, ma è tutto ok per il numero 10. Proprio Di Lauro torna a gestire palla, guida alla carica offensiva i suoi. Angeletti qui confronta diretto con Mazzone, arriva una rimessa laterale a favore del Trab. Angeletti per Di Lauro, Papa prova la conclusione, termina direttamente in rimessa laterale la sfera, tuttavia se ne occupa il
portiere di rimettere in gioco la buona sponda di Pastore per Marotta. Pastore in opposizione di Lauro Marotta contro due avversari, c'è il contropiede da parte del Trab e c'è la conclusione vincente da parte di Lauro. Trab 5, Manchester City fermo ad 1-2. Giando un gol direi importantissimo, questo di Francesco Di Lauro per la sua squadra. Il vantaggio sembra davvero insormontabile quando mancano davvero pochi secondi, compreso forse, anzi ci giunge dal coordinamento un minuto più l'eventuale recupero che assegneranno i direttori di gara presenti sul green del Maracanã, una rete importantissima agli sgoccioli. Partita complicata, partita tignosa, stasera Pastore prova ad illuminare il gioco ma c'è Trocchia in opposizione. 3 minuti di recupero decretati dal direttore di gara, solo 180 secondi restanti. Tanto qui non c'è il buon gioco offensivo da parte di Trocchia. Tanto Marotta per Pastore, arriva una parata sicura. Liguri, Angeletti prova ad involarsi in contropiede, ancora Angeletti, si stacca in marcatura Pastore, il tracciante per Di Lauro è inefficace. Liguri per Iorio, Papa spedisce in fallo laterale, Pastore per Marotta prova un tiro velleitario. Di Lauro, arriva l'intervento duro di Iorio, arriva il fischio arbitrale, giocatore tignoso il numero 2 del City e c'è anche il tiro libero, piove sul bagnato per i Citizens con il Trabzonspor che potrebbe allungare ulteriormente. Decisamente, decisamente, Giando, un brutto finale per il Manchester City che ha dimostrato di essere un'ottima squadra. Il tiro di Roselli non va a buon fine, termina alto, Pastore lascia sul posto proprio Roselli, c'è l'ottima parata anche in questo caso di Squillante. Cutolo, Marotta, Cutolo prova la conclusione rimpallata dal capitano avversario, palla che torna da Cutolo, alto il tiro di capitan Nicola Cutolo, si passa all'altro capitano che scambia con Roselli. Cutolo fa buona guardia, guida il contropiede servendo Pastore per Marotta, deviazione ma parata efficace di Squillante. Pastore per Cutolo, termina così, triplice fischio, coppa dalle grandi orecchie al Trabzonspor. Sì, Giando, una vittoria meritata per la partita che abbiamo visto questa sera, il primo vantaggio del Manchester City grazie alla rete di Nicola Cutolo, capitano veterano della sua squadra. È stata semplicemente un'illusione in quanto il Trabzonspor ha prima pareggiato poi sorpassato gli inglesi nella prima frazione di gioco terminando quest'ultima sul punteggio di 3-1. Il secondo tempo è stato forse dai contenuti agonistici più rilevante, ma la storia non è cambiata, onore al Trabzonspor. Partita un po' noiosa specialmente nella seconda frazione di gara, ma sono queste le gare che bisogna vincere, bisogna portare a casa e ci sarà grande festa per il Trab. Manchester City, prima occasione, prima esperienza al trofeo Jack, ma un'ottima finale raggiunta.
Assolutamente sì, un'ottima finale raggiunta grazie anche alla qualità della rosa presentata in questa edizione del Trofeo Jack, giocatori di sicuro rilievo come Fiorenzo Pastore, l'abbiamo ammirato più e più volte, il suo sinistro ha deliziato i rispettivi aficionados, ma solo lui non è bastato, risultato che direi rispecchia l'andamento del match. Lo spettacolo si sposta dal campo agli spogliatoi, arriva la gioia e arrivano le interviste ai protagonisti. Ringraziamo il direttore di gara, il nostro assistente arbitrale Enzo Tufano, e voce e linea ai protagonisti del match. Siamo qui con i campioni della Champions League 2014-2015, il Trabzonspor, che ha portato a casa la Coppa dalle grandi orecchie con una presenza eccezionale in panchina, una persona che ha portato questa squadra fino alla finale ma che non ha potuto giocarla. No, vabbè, in pratica niente, della panchina sembravo più Zeman, ho fumato un pacchetto di sigarette intero, però l'abbiamo avuto in pugno dall'inizio, quindi per, anche se la tensione comunque si tagliava a fette dall'inizio, dopo il vantaggio loro, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo dimostrato che con la forza del gruppo si va avanti. E con la forza del gruppo si vincono anche queste partite, una partita oggettivamente brutta, una partita difficile, resa difficile anche dalla posta in palio. Quanto è importante comunque ripartire da questa vittoria pure per la prossima stagione del Trofeo Jack? Ma guarda, è la terza finale consecutiva, quindi questo fa capire come la maggior parte già c'era 2 anni fa e l'anno scorso, quindi bisogna solo puntellare questa squadra che, come vedi, è una squadra già vincente. Se poi partita brutta, la partita bella forse è stata la semifinale, per, diciamo, per gli spettatori, ma noi conta il succo, conta il risultato, quindi non ci interessa. 3 punti a casa, basta. Perfetto, grazie, grazie al Trabzonspor. Squadra vincitrice. La Turchia vince ancora. La Turchia è sempre più vicina. Prego. Volevo fare i complimenti a Matteo, che... Ah no, che Matteo non ha vinto niente. No, allora complimenti a Marco, scusa. Ci andiamo in vacanza con Marco Adinolfi. Abbiamo vinto insieme, anche grazie a lui che ha tifato per noi.